Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Board Games e Dintorni. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Oggi vi parlerò di Allertau, che abbiamo qua. Allora, questo come al solito non è né un tutorial né uno spiegone, sono le solite nostre due chiacchiere e vi dirò perché ho portato questo gioco e cosa ne penso. Allora, vabbè, non vi stupite, non è un fantasy, non è un dungeon crawler, non è uno dei giochi che di solito porto sul canale. Però, vabbè, non è che io questi giochi qua non li apprezzi, anzi, sono un possessore di Agricola da non so quanto tempo e ogni tanto ci faccio delle partite in famiglia. Ecco, farò anche qualche comparazione con Agricola. Non perché i due giochi siano uguali, perché poi hanno comunque meccaniche diverse, il flusso del gioco è completamente diverso, semplicemente perché lo sfondo, diciamo, l'ambientazione è quella, cioè bisogna comunque allevare, coltivare, l'ambientazione è quella campagnola. Vabbè, c'è da dire che nonostante ami il fantasy compagnia bella, digitalmente io ho adorato giochi tipo Harvest Moon, Rune Factory Frontier, vabbè, quello ha già un mix fantasy perché lì si combatteva anche. Quindi questi giochi dove tu coltivi, fai l'orto, fai crescere cose, mi sono sempre piaciuti tanto, anche perché sono un ottimo modo per spezzare dalla solita routine dei giochi classici. E proprio per questo ultimamente sentivo il bisogno di un qualcosa che si staccasse completamente. Ora, io non sono un tipo da strattoni, da robe tipo, che ne so, mi viene in mente robe tipo Calico, piuttosto che quello Patchwork, quelle robe lì, no, cioè sinceramente quelli lì proprio zero. Per me invece va benissimo un gioco di questo tipo, cioè un gioco dove tu ti metti lì e coltivi i campi, un gioco tranquillo, un gioco rilassante se vogliamo, poi a volte non sono neanche così tanto rilassanti questi giochi, comunque un gioco che staccasse proprio con tutto quello a cui solitamente sono abituato a fare. E in passato presi appunto Agricola anche per giocarlo in famiglia, è stato uno dei pochi giochi che sono riuscito a intavolare anche con mia moglie, quello. E Agricola non l'ho giocato tantissimo, a dire la verità, soprattutto mi è mai venuta voglia di giocarlo in solitario, cosa che invece con questo qua mi è venuta parecchio. E diciamo, tra i due, alla fine preferisco questo. Allora, cosa si tratta, di cosa parla questo Allertau? Vabbè, senza andare lì a raccontarvi tutto quanto, semplicemente voi dovete... allora, il gioco è ambientato in questo paese della Germania, Allertau, vicino a Ingolstadt. Penso che sia l'ultima fatica di Uwe Rosenberg, che è autore conosciutissimo di giochi tutti di questo tipo, dove tu piazzi lavoratori, produci risorse, sfami la gente. Ecco qua, grazie a Dio, non di sfamare nessuno. Quindi è un gioco di questo tipo. Dicevamo, tu sei il gestore di un villaggio di coltivatori e allevatori e devi far progredire questo villaggio, seminare, raccogliere, sviluppare e compagnia bella, tutto il contorno che poi dà un senso a quello che stai facendo nel gioco. Alla fine è un gioco a punti, si finisce, vince chi ha fatto più punti, chi ha ottimizzato meglio le proprie risorse e chi ha speso le carte in maniera migliore. Allora, questo gioco qua ha un sacco di carte, che sono poi un po' anche quello che è il motore del gioco, perché grazie a quelle che riuscite poi a avere risorse aggiuntive e a far ingranare un po' tutto, e soprattutto a creare combo su combo. Ok, quindi è il classico punto gioco a punti di questo autore. Ora, iniziamo dalla confezione, che è abbastanza grossa, secondo me potevano farla anche un po' più piccola, ce l'abbiamo qua. A me è piaciuto subito il tema qua del paesino di campagna, cioè queste immagini, appena l'ho visto ho detto, oh, questo gioco qua deve essere un gioco rilassante, tranquillo, e mi hanno ispirato parecchio comunque. Ah, manuale, so che il manuale originale c'era un errore all'inizio, un errore di setup nel setup delle immagini, qua mancavano praticamente questi cubetti qua blu ai lati, però quantomeno a me mi hanno inviato anche questo manuale nuovo qua ristampato, me l'ha inviato il negozio da cui l'ho preso, penso che a tutti diano questo manuale che è una ristampa di quello originale, però a parte quello mi pare che non cambi nient'altro il manuale. Ora, io solitamente sono maniaco degli organizer, mettere tutto in ordine e tutto quanto.
Questo gioco qua, io per questo gioco ho preso solamente questo piccolo organizer che vedete qua, per contenere diciamo, quei pochi token che poi alla fine usate. Ovviamente non si apre, ecco. Ci sono pochi token, i campi, gli attrezzi, i massi, queste cose qua, poche tesserine, giusto per non farle andare in giro per la scatola. Poi abbiamo un sacco di meeple qua di legno, di tutte le risorse, ci sono 9 tipi di risorse diverse. E sono tutti mischiati bellamente, perché è così. Normalmente, se immagino che chi di voi prende questo gioco inizia a dividerseli tutti, a metterli tutti nei vari compartimenti e tutto quanto, o imbustarli separatamente. A dire la verità, sta roba non serve. Cioè, una delle cose che mi è piaciuta di questo gioco è che questi qua li puoi benissimo buttare sul tavolo, fare una pila unica, una montagna unica, e poi te li prendi quando ti servono. Quindi è il primo gioco di questo tipo con token, con risorse, che non ho sentito veramente nessun bisogno di andarmeli a dividere, che semplicemente stanno dentro questi sacchettoni e io quando mi servono, pam, li sbatacchio sul tavolo. Lo so, c'è qualcuno di voi che probabilmente griderà alla sciagura, però cosa vi devo dire? Questo gioco qua è veramente comodissimo. Ecco, parentesi, questo io non lo considero un cinghialone. Molti dicono, ah, nuovo cinghialone, di qua, di là, di su, di giù. Allora, per me cinghialone è un gioco pesante, pesante in tutti i sensi, pesante da intavolare, pesante da risparecchiare, pesante da giocare, con turni infiniti, che ti porta via 4-5 ore, quello per me è un cinghialone. Questo non vorrei dire che è un filler, però per me è veramente un gioco leggero da questo punto, dal punto di vista non del ragionarci, ma dal punto di vista proprio della meccanica, di fisica, di prendere, togliere e anche del tempo di gioco. Questo perché? Allora, i giochi che faccio io solitamente sono giochi a campagna. Una sessione sotto le 3 ore è difficile che la riesci a fare, cioè non riesci neanche a finire una missione. In questo qua le partite che ho fatto con mio fratello sono state tutte entro il paio d'ore, anche la prima. Cioè non ci ha pesato per nulla a livello di tempistica. Lo intavoli in 5 minuti, cioè veramente parte la prima volta, è facilissimo. Lo sparecchi in altri 5 minuti. Quindi è per noi, da quel punto di vista, un gioco abbastanza leggero, light. Quello che lui, se vogliamo, è il cinghialone nel senso del ragionamento, perché è un gioco questo qua che ti fa fumare abbastanza il cervello, molto molto ragionato. Tra l'altro, per quanto mi riguarda, questo qua mi ha fatto fumare di più rispetto ad Agricola. Ora, dentro abbiamo un sacco di carte che non si usano tutte in una partita, quindi ha anche una certa variabilità. In realtà ci sono 4 mazzi diversi e di due di questi ci sono varianti di mazzo. Voi usate solamente 30 carte, però poi ce ne sono altre che potete andare a sostituire. Sono carte tematiche, ad esempio c'è il mazzetto, quello dei lupoli, orientato ai lupoli, quello orientato alle pecore e così via. Un altro mazzo invece è con carte basiche, poi più complicate e via così. Quindi ci sono anche diverse varianti date appunto dalla quantità spropositata di carte che questo gioco ha. E questa qua è una cosa molto positiva. Poi c'è, vabbè, il classico blocchettino dei segnappunti, abbiamo delle tile di aiuto per i giocatori. Questo è il sacchettino dei gioielli che serve, è una risorsa jolly quella dei gioielli, serve a farci vedere quanti ne abbiamo. Abbiamo un sacco di buste che, come vedete, le utilizzerò per qualche altro gioco, perché qua non mi servono. E poi la cosa bella, che è un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, sono queste plance qui. Allora, vabbè, parte che graficamente secondo me sono veramente ispirate, è una grafica neutra campagnola ma che ti rilassa. Cioè, questo gioco l'ho preso proprio per rilassarmi. Cioè, il landscape qua, lo sfondo è bellissimo, mi piace tantissimo, è molto 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 semplice, sfondo campagnolo classicissimo e mi piace tanto. Ecco, questo è il lato da cui si utilizza il gioco. Ora, la cosa che mi piace tantissimo è questa qua della casa che va a shiftare, che non lo so, sembrerà boh, magari una cosa banale, però questa cosa è una figata, secondo me. Mi fa venire in mente un sacco di giochi vecchi, vecchissimi, riscaccia pensieri di una volta, non lo so, sta cosa di riuscire a progredire così. Mi ricorda il passato, non so bene che cosa, ma mi ricorda molto il passato di quando ero piccolo. E mi piace tantissimo tutta la grafica anche qua che c'è, che man mano si va a scoprire il villaggio che cresce e tutto quanto. Quindi questa cosa secondo me è stata veramente strazeccata da parte dell'autore. Poi, scavando più a fondo, abbiamo altre plance. Questo gioco ha più plance che token, probabilmente. Quindi è un sacco, cioè, lasciando perdere i meeple che sono centinaia. Ha queste plancette che sono le nostre
fattorie per i nostri recinti per le pecore. Anche qua c'è una dinamica di pecore che è molto molto interessante, perché le pecore poi vanno fatte spostare, altrimenti poi vengono eliminate di vecchiaia, vabbè, la scusa per la meccanica, però vengono eliminate, alla fine devi riuscire a tirarle qua sotto, c'è una cosa in imbuto. Tutte queste meccaniche a me, non so, mi fanno venire idea tutti i giochi arcade che giocavo quando ero ragazzino, i primissimi arcade. Cioè, sta roba mi sa un po' di Space Invader quando vengono giù i fantasmini. A posto di fantasmini abbiamo le pecorelle che poi alla fine arrivano giù nell'ultimo livello. Quella della casa, altre cose. Cioè, mi sta tirando fuori queste sensazioni. Poi qua abbiamo la plancia dei campi, che è quella che andremo a usare forse di più, perché qua c'è il conto delle risorse. Anche qua, non so, il problema... vedendo alcuni video, dicevano che era un po' un problema tenere conto delle risorse, ma so, per me sembra banalissimo, perché qua c'è il numero, hai la risorsa che sono 5, qua da 3, 2, 1, cioè anche gestire queste poi alla fine è banalissimo. E i campi, ne abbiamo fino a 8 campi da coltivare. Anche qua molto carina la meccanica, quella della coltivazione a maggese, quella del, scusate il rumore, rotazione dei campi. Praticamente noi abbiamo un campo e se non lo coltiviamo questo va su, se lo coltiviamo, dopo che raccogliamo, questo va giù perché la terra si impoverisce. Quindi questa cosa è molto carina. In base a dove si trova, prendete tot risorse. Quindi se una coltivazione qua vale 4, quando l'andate a raccogliere, qua sotto vale solo 2. Questa cosa innesca tutta una serie di strategie per riuscire a coltivarli esclusivamente quando sono qua in alto. E l'altra cosa bella che mi è piaciuta è che i campi non è che servono solo per coltivare, perché ci sono alcune meccaniche per le quali voi potreste avere un sacco di campi, ma non per coltivare, potete lasciare anche vuoti, semplicemente alcune carte si innescono in base alla riga in cui si trovano questi, che siano coltivati o meno, o dovete proprio sacrificarli per prendere altre risorse. Ad esempio il gioiello, che è una risorsa jolly importantissima, si farma massacrando campi. Quindi voi potete benissimo prendere campi, massacrarli per i gioielli e via così, solamente per quello. Quindi anche questa cosa è molto profonda, come del resto tutte le meccaniche, tutto il gioco è un gioco molto molto profondo questo. E poi abbiamo il plancione qua che non mi si apre mai, non so perché. Allora, vediamo un po'. Ok. Plancione con questa ridente contadina che sinceramente c'è un po' una faccia da babba, però vabbè. Allora, questo qua è il plancione dove poi noi andiamo fisicamente a piazzare i nostri lavoratori. Qua ci saranno i 4 mazzi di carte e qua ci sono tutte le variazioni che si fanno nel gioco. Molte azioni sono ridondanti, leggermente differenti, in modo tale da non precludere mai una cosa che voi possiate voler fare. Quindi se non vi preoccupate, se uno vi frega la posizione, ce n'è sempre un'altra, quantomeno, che fa bene o male la stessa cosa, magari un po' meno o un po' diversa. Questa cosa anche qua è gestita in base al numero di giocatori, perché gli spazi vengono svuotati di turno in turno in base a quanti giocatori siete al tavolo. Se siete più giocatori viene sempre svuotato tutto, perché ovviamente avete bisogno di più spazi per piazzare i vostri lavoratori. Ecco, i lavoratori sono questi cubetti qua viola che sono qua dentro misti, però ripeto, non ci serve dividerli perché basta buttare sul tavolo tutto e si usa un po' di tutto. Alcuni meeple sono carinissimi, tipo vabbè, le pecorelle mi sono sempre piaciute, le pecorelline qua. Poi abbiamo il latte, pecorelle, vabbè, poi il classico grano qua. E qua in realtà è, cosa, mi pare che sia la segale, perché l'orzo è quello marrone. Cioè, alla fine non mi ricordo neanche mai i nomi delle culture in questo gioco qua. Per me sono giallo, rosso, verde, blu e via. Ok. Allora, cos'è che mi piace di questo gioco? Beh, è un gioco dove si usa molto il cervello. E tutti i giochi dove devi ragionare a me piacciono. Tra l'altro è un gioco veramente dove devi pianificare con molto anticipo le tue mosse. Allora, è un gioco profondissimo questo. La prima caratteristica, se vogliamo, è il fatto che non c'è una sola via, cioè quantomeno l'idea che ti dà è che ci sono tantissimi modi per fare punti, ma tantissime strategie diverse. E mi capita sempre, dopo che finisco una partita, di rimmaginarmi la partita e starvi a pensare: ah, ma avrei potuto fare questo, ah, ma potevo ottimizzare in quel modo, stavolta ho puntato, che ne so, sulle pecore, la prossima volta magari punterò sulla rotazione dei campi. Cioè, ti dà sempre l'idea che tu possa fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. È una cosa incredibile. Secondo me è molto più rispetto ad Agricola e a giochi di questo tipo. Quindi mi ha dato un'idea veramente quasi infinita. E questa cosa perché me l'ha data?
per via delle carte. Ora, l'aspetto negativo, se vogliamo, negativo per alcuni, che è stato anche sottolineato in parecchi video che ho visto, è il fatto che in questo gioco c'è un minimo di randomicità che è data dal fatto del pescare le carte. Alcune sono più o meno buone, alcune sono veramente ottime, alcune magari sono inutilizzabili in base alla vostra situazione. Ora, a questo, diciamo, è vero che c'è questa situazione molto randomica che può pesare molto e può incidere molto, eh. Cioè voi, se anche avete una strategia perfetta e avete pianificato tutto, non sapete che carte vi arrivano e non è detto che quelle vanno nella direzione della vostra strategia. E questa cosa, secondo me, è un doppio aspetto, è sia il difetto ma sia il vantaggio del gioco. Il difetto appunto perché se siete dei German puri, questa roba secondo me non è che vi piacerà, vi farà impazzire. La parte invece bella di questo aspetto è che innanzitutto, anche se avete immaginato tutto, voi dovrete dinamicamente modificare la vostra strategia in base alle carte che vi arrivano. E quindi la partita non è scontata dall'inizio. Anche se siete dei perfetti matematici, in realtà vi può mandare tutto a carte 48 e dovete essere voi molto molto dinamici nel cambiare strategia, anche a metà partita, anche in corso d'opera. Quindi questa cosa a me è piaciuta molto perché va a rendere questo gioco molto molto più longevo. E poi appunto il fatto della longevità. Un sacco di carte del genere vi mette davanti a situazioni che saranno sempre differenti, cioè è difficile che giocherete la stessa partita uguale due volte, ma molto molto difficile, soprattutto per il fatto che poi ci sono dei mazzi intercambiabili, quindi cambiate proprio quello che fanno alcuni mazzi e vi cambia tutta la struttura della strategia. Cioè se avete il mazzo quello orientato alle pecore, è ovvio che andrete di più su quelle e non su altro, vi cambia tutto se avete un mazzo orientato al luppolo o a un'altra cosa. Quindi questo sistema delle carte io lo vedo più come un pregio. A me sinceramente non mi interessa star lì a pianificarmi perfettamente tutto, anche se il gioco mi porta a farlo, però non è che ci soffro se non riesco a creare il piano perfetto che poi si realizza sotto i miei occhi. Cioè mi diverte di più magari vedere cosa succede. Quindi ripeto, questa cosa potrebbe essere un vantaggio per alcuni che vengono anche dal tiro, dal gioco con tiri di dadi, con Alea, è un grosso svantaggio magari per i German puri. L'altra cosa che questo gioco, a dispetto di Agricola, mi ha innescato è la corsa ai punti. Allora, a me, normalmente, quando ci sono giochi corsa ai punti, non è che me ne frega tanto, tipo Terraforming Mars. Mi piace di più, cioè mi diverto di più in quello che riesco a fare nel gioco. Poi se i punti vengono bene, se non vengono, non mi interessa. In Agricola proprio non me ne fregava un tubo, cioè in Agricola ho sempre giocato per farmi le mie fattorie, allevarmi gli animaletti, ma soprattutto per stare insieme in famiglia, un gioco, l'ho sempre visto come un gioco di famiglia, non come una corsa ai punti dove vincere per forza. Ecco, questo qua invece mi ha scatenato proprio l'agonismo puro. Non so perché, sinceramente, però è un gioco che ti spinge in quel verso lì, cioè... ma agonismo non solo verso gli altri ma anche con te stesso, cioè è veramente l'unico gioco di questo tipo che mi viene l'accanimento di farlo da solo per superare il maledetto punteggio. Cioè è un gioco secondo me molto molto, per quanto mi riguarda, molto più agonistico rispetto ad Agricola. E non so, è una cosa che mi viene così, ma è positiva questa, cioè nel senso che è un gioco che mi lascia un qualcosa, che mi dà la voglia di ritornarci sempre per riuscire a superare il punteggio. Ma non solo quello, ad esempio la maledetta casa lì da dover mandare avanti, cioè io la voglio portare in fondo ed è difficilissima. Cioè questa qui, quando voi dovete cercare di farla scorrere sul suo tracciato, non è mica facile. È una cosa che sembrerà quasi impossibile e vi dico, solo il fatto di un giorno riuscire a far arrivare qua in fondo a me mistica a giocarlo all'infinito questo gioco, e sono ben lontano da raggiungere questo risultato. Poi tra l'altro noi non siamo neanche super bravi a questi giochi qua, giusto per dirvene una: prima partita io ho fatto 29 punti, mio fratello ha chiuso con 30, un punto in più. E qui il livello buono da arrivare è 100 punti, quindi figuriamoci, sopra i 110 poi sono punteggi ottimi. Ho letto in giro gente che arriva anche a 150-160 punti, hai voglia, cioè io ho fatto 29 punti la prima partita e pensavo di essere andato anche bene, pure mio fratello, sono stati bravi, 30 punti. Seconda partita siamo stati sui 70 punti, anche lì tra l'altro ho perso per un punto solo rispetto a mio fratello, una settantina di punti, e ancora siamo lontani già da punteggi normali.
figuriamoci riuscire a portare questa in fondo. Siamo riusciti a far uscire dei negozi, a far uscire tutti i massi e portare dei negozi qua in fondo, ma uno, concentrandoci su uno, dobbiamo farlo su tutti quanti. Qui sono 5 negozi, bisogna riuscire a portarli tutti in fondo qua. Queste cose mi creano accanimento, cioè queste meccaniche semplici mi creano accanimento. Ecco, l'altra cosa molto positiva secondo me di questo gioco, che è semplice, cioè semplice e lineare. Ora, creare strategie, creare punti ti spacca il cervello, cioè devi veramente star lì e immaginarti, c'è un po' delle combo che si intersecano tra di loro in maniera incredibile, ma tutto il flusso del gioco è semplicissimo. Cioè il turno, quando sentivo al turno a 10 fasi, oh mamma mia, 10 fasi, ma sono 10 fasi che vanno via velocissime, e dopo le prime volte che guarderete la tesserina qua per ricordarvele, poi una volta che avete fatto 2-3 partite, cioè ve le sapete a memoria le fasi, cioè andate veramente come di treni, quindi non devi star lì a romperti le scatole su regole, su meccaniche strane, su cose strane, cioè veramente tutto è di una semplicità disarmante, però allo stesso tempo di una profondità incredibile. Come se fosse, che ne so, un gioco di scacchi, un gioco di dama, una cosa del genere, però ovviamente diciamo, questa è un'altra roba. E secondo me è molto diverso questo rispetto ad Agricola. Cioè Agricola è molto più, mi viene la parola fiddi, devi fare tante cose diverse, crearti un tuo motore per sfamare i contadini, trasformare risorse anche in cibo, è un po' più di trasformazione e tutto quanto. È molto più, cioè è meno lineare Agricola, per molti è meglio come gioco, per me no, ma questo è il mio gusto personale. Questo perché quando voglio giocare a giochi di questo tipo, che non sono proprio il mio target preferenziale, voglio proprio un gioco che mi distolga, mi rilassi e sia semplice in tutto, da intavolare a sparecchiare, però che abbia una profondità, perché un gioco semplice che però è anche banale, io dopo che lo gioco mezza volta già l'ho rivenduto, cioè proprio non sto a intavolarlo neanche una seconda volta, mi annoia subito, una volta che uno ha visto tutto di un gioco sinceramente non ha senso tenerlo lì, a meno che non ha appunto delle meccaniche che ti gustano tantissimo proprio le meccaniche, però giochi semplici solitamente non hanno neanche meccaniche degne di questo nome. Questo invece mantiene l'aspetto della semplicità incredibile, però con questa profondità incredibile. Cioè veramente vi dà l'idea di essere pieno di strade da poter esplorare, che è quello che dovrebbero fare questo tipo di giochi. Quindi lasciarvi veramente campo aperto su quello che potete fare. È un po' una specie di open world per quanto riguarda la creazione di strategie e di modi differenti. Ecco, un'altra cosa che potrebbe non piacere a molti è che non c'è interazione. Allora, questi giochi qua raramente hanno un'interazione. Qui non ce n'è praticamente, tranne se vogliamo quella di andarsi a fregare il posto. Ora, questo tipo di interazione non dà così fastidio, però c'è da dire che alcune situazioni ti può veramente rompere le scatole, perché quando sei lì, soprattutto negli ultimi turni, che devi fare quella mossa in più perché così riesci a chiudere veramente in bellezza, se l'avversario ti ha occupato tutto o ti ha lasciato solo i posti più in alto dove tu devi sprecare 3 lavoratori, ti può mandare a pupazza tutta la tua strategia, perché qua è questione veramente di un lavoratore in più o in meno per riuscire poi a fare combo in anellate o riuscire poi a far scaturire tutto quello che avevi imbastito prima. Quindi sebbene l'interazione sia solo qua e sia all'inizio magari non te ne frega, perché tanto all'inizio puoi prenderti il lusso di andare un po' dove vuoi a fare le azioni, poi verso i turni finali, il quinto e il sesto, questa cosa qua inizia veramente a farsi sentire tanto. E lì c'è il fatto di riuscire a prendersi il segnalino del primo giocatore. A quel punto lì si diventa una guerra a essere primi dopo per riuscire a prendersi la posizione migliore. Quindi non è vero che non c'è tutta questa interazione. C'è nel momento giusto, diciamo, un'interazione molto molto mirata, quella che c'è. Ecco, un'altra cosa che è carina, che appunto abbiamo solamente 6 turni, sono scanditi dalla tile, quella delle cinti delle pecore, ed è giusto così, perché la partita ha un tempo che è limitato. Allora, a meno che non siete in 4 pensatori sul tavolo, la vedo dura qua arrivare a partite oltre le 2 ore. All'inizio anche mio fratello era stupito, diceva, ma come, solo 6 turni? Tra l'altro il gioco ci è talmente piaciuto, soprattutto a lui gli è talmente piaciuto, che
voleva fare due giri addirittura. Poi non ha senso farsi due giri perché ovviamente mandi completamente tutto a scatafascio, cioè poi è ovvio che riesci ad arrivare in fondo con la casa sul tracciato. Però cioè, gli era talmente piaciuto che gli sembrava troppo corto. Alla fine, dopo un po' di partite, invece mi ha detto: guarda, è perfetto che sia così, cioè, effettivamente è una tempistica giustissima. Cioè, hanno calibrato, secondo me, una durata della partita praticamente perfetta, perché non è né troppo corto, i primi turni scorrono velocissimi perché è poco da fare, ma poi gli ultimi tre invece sono quelli più cicciosi, dove ci stai un bel po', triplo del tempo rispetto ai primi. Però non va alla partita a sfociare nei 3-4 ore, cosa che solitamente c'è chi faccio fanno. Quindi questa qua è un gioco che riesco tranquillamente a giocarmelo anche due partite una dietro l'altra la sera. L'ultima volta che abbiamo giocato abbiamo iniziato alle 8, prima partita finita alle 10, poi abbiamo detto dai facciamocene un'altra, spariamocene un'altra di rivincita e altre due ore. Quindi si riesce tranquillamente a fare. Anche per questo motivo per me è molto più agonistico questo gioco, perché puoi veramente organizzarci dei tornei, cioè puoi fare in una giornata, se anche se hai in più persone, puoi organizzare dei torneini uno contro l'altro, compagnia bella. Non so, in quattro sinceramente, se ci sono gente pensatrice nel gruppo, se c'è gente pensatrice nel gruppo che porta via tempo, in quattro la vedo forse lì sì un po' una rottura. Tenete presente che i turni sono praticamente tutti simultanei, tranne il piazzamento, la fase di piazzamento dei lavoratori, lì si fa uno alla volta. E quella potrebbe portare, l'unica cosa che porta via un po' di tempo, perché quella dove devi pensarci bene a cosa fare. Poi anche sul giocare le carte, a volte uno magari si impalla un po' su quali carte giocare quando inizia ad averne parecchie. Quindi, non lo so, in quattro sinceramente non lo so, non l'ho provato, però forse lì sì, un pochino potrebbe andare. Ma da fare in due, tre o da soli, questo gioco qua secondo me è perfetto come tempistiche. Allora, questo qua ci è piaciuto molto più che Agricola. Subito mio fratello ha detto, guarda, Agricola puoi anche venderlo, perché questo qua secondo me è molto molto meglio. E gli è piaciuto fin da subito, c'è stato proprio amore a prima vista. E devo dire che anch'io l'ho apprezzato tantissimo per tutti i motivi che vi ho detto appunto nel video. Quindi immediatezza, semplicità, linearità, però una profondità incredibile, variabilità incredibile. E l'agonismo che mi scatena questo gioco. Ripeto, io non sono uno che nei board game ho imparato a mettere da parte l'agonismo, soprattutto dopo che ho iniziato a giocare con i miei figli, perché con i figli non puoi essere agonista, perché sennò, poveracci, cioè, si litiga, non giocano più, gli togli la voglia e tutto quanto. Questo infatti non lo giocherò con i miei figli, nemmeno con mia moglie. Questo qua mi scatena veramente la gara. Questo è un gioco che devo riuscire a superare l'avversario, e poi devo riuscire a superare i miei limiti, cioè riuscire a fare greggi sempre più grandi, riuscire ad andare a mandare avanti la maledetta casa qua, che veramente è un chiodo fisso mi è diventata sta casa, cioè devo riuscire a mandarla avanti ad ogni costo e tutto quanto. Che dire, secondo me questo qua è un gioco che sta bene in qualunque collezione, soprattutto non per gli amanti dei German, che ne avranno a caterva di questi giochi qua e magari questo qua lo giudicheranno inferiore a molti altri che hanno. Soprattutto invece a quei giocatori come me che adorano giochi di altro tipo, che adorano giochi fantasy, giochi diversi. Quando volete spezzare, volete veramente lasciar perdere, questo potete giocarlo anche in maniera rilassata, solo per vedere voi che punteggio fate. Cioè volete due orette così, o nella sera non avete voglia di apparecchiare tavolate, poi sparecchiarle, non avete voglia di tirare fuori il Gloomhaven o il Dungeon Universalis del momento, o l'Imperium, Twilight Imperium, cioè volete fare proprio una cosa così tranquilla, volete spezzare, già solo guardare appunto gli sfondi qua, cioè già vi guardate questo e secondo me già questo è una specie di toccasana per quanto riguarda la depressione, cioè vi guardate questo campo qua, rimanete qua solo a guardare questo per due minuti. Se volete appunto qualcosa di questo tipo, questo qua è perfetto, cioè questo ce lo vedo benissimo in qualunque collezione, tra l'altro ha un prezzo che è molto molto contenuto, questo qua l'ho preso con anche un 20% in meno rispetto al prezzo di listino, perché in giro ci sono offerte, compagnia bella, è tutto in italiano, è semplicissimo, cioè il manuale lo leggete 10 minuti, una volta letto non c'è più bisogno di andare a vedersi le regole, perché tutti i flussi di gioco sono veramente banali, semplicissimi. E lo consiglio, questo qua sì, lo consiglio veramente tanto, a me è piaciuto veramente tanto, non so, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ripeto, questo è il gioco secondo me che è adatto per chi non ama tanti German, per chi non ama questo tipo di giochi, per chi fa altro, però ogni tanto ragazzi bisogna spezzare, cioè
sinceramente non si può fare Dungeon Crawl tutta la vita, o Fantasy tutta la vita, o gioconi campagnosi tutta la vita. Io ogni tanto prendo prodotti di questo tipo. Certo, a volte prendo prodotti che vanno più verso il filler, tipo, che ne so, turno di guardia, One Deck Dungeon, robe di questo tipo, alcuni mi hanno anche deluso parecchio, per riuscire a spezzare, però alla fine sempre in quel mondo lì sono. Invece con questo proprio stacco tutto, cioè questo butto via tutto, finisco in campagna, allevo pecorelle e pianto piantagioni. Tra l'altro non so perché, ma la meccanica, il fatto di piantare, di allevare pecore ha di suo già un aspetto molto rilassante per quanto mi riguarda, cioè stacco veramente con tutto. Mi ricorda quando ero piccolo. Io quando ero piccolo, piccolo si intende tra i 6 e i 10 anni, coltivavo l'orto, cioè i miei nonni avevano un giardinetto e io passavo l'estate a coltivare l'orto e mi piaceva un casino, mi divertivo un casino. Poi sono andato a fare l'informatico e non ho più toccato la terra. E a volte, cioè, dopo che fai 15 anni, 20 anni, lavori su un computer negli uffici, cioè riuscire ad arrivare a toccare la terra è un qualcosa che ti libera. Cioè, non so se l'avete mai provata questa sensazione, ma andare nei campi a piedi nudi, sull'erba, proprio toccarla la terra, quella bella, la terra quella buona dove vai a coltivare, è una sensazione, anche gli odori, queste cose qua ti liberano, ti esorcizzano dal disastro che siamo come società e tutto quanto. Vabbè. Chiusa questa parentesi emozionale. Va bene, niente, questo video finisce qua, ragazzi. Adesso, vabbè, faccio fatica un po' a fare video troppo spesso perché sono incasinatissimo, ma prossimamente probabilmente vi porterò il video su Folklore di Affliction, che anche quello mi sta piacendo parecchio, anche se anche quello è particolare, mi sta piacendo parecchio però. E ci vediamo la prossima volta. Io vi ringrazio di essere stati con me. Scusate se mi mangio le parole, a volte parlo troppo velocemente. Mi raccomando, scrivetemi i commenti, cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace, se anche voi avete avuto le mie stesse sensazioni. E soprattutto iscrivetevi, che forse, dico forse, riusciamo ad arrivare ai 1000. Boh, chi lo sa, io spero almeno per aprile, maggio, di arrivare a quella cifra lì. Boh, vedremo. E, ciao a tutti da Borghese dintorni, grazie ragazzi.